Buongiorno, oggi è giovedì, giornata infrasettimanale, ma mancano 3 giorni per il grande incontro di calcio tra la Casertana e l'Ischia. Abbiamo al telefono il tecnico dell'Ischia, Bruno Mandragora. Bruno, buongiorno. Buongiorno a te Mario, a tutti gli sportivi che mi stanno seguendo. Grazie, scusami la raucedine, ma è una voce bassissima perché ho mal Ma di gola. sento, mi dispiace, ma capita a chi comunque fa questo lavoro, che comunque ha a che fare con le corde vocali, diciamo così. Certo. Senti Bruno, domenica è successo un caos generale a Ischia per questa sconfitta. Io so che non avevi la migliore formazione, così o sbaglio? Mario, io con quell'occasione mi fa piacere essere tu e mi intendi, per dire io sono venuto a piangere. Certamente domenica è stata, chi è stato in campo è stata una grande partita, rischia non meritava assolutamente, il pareggio ci stava stretto, ci ha visto la partita lo so, però sono stati 5 gironi, un solo tiro in porta sul palo del portiere, avendo giocato contro il miglior attacco della Cernese, contro diciamo, la difesa mia che non... Però voglio dire, chiunque, coloro che se l'hanno, diciamo, sono stati in campo, hanno giocato, hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo. La cosa la voglio precisare, hanno detto all'inizio una corazzata, non è più dubbio, l'ho costruito io insieme alla società, insieme al direttore di Sano quando sono arrivato a novembre. E voglio dire che oggi siamo ancora, diciamo lì, a 3 punti dalla vetta. Siamo stati per 3 mesi primi in classifica, voi sapete bene che significa per Ischia stare là sopra. Veramente è bello giocare in quest'isola, ma è comunque diciamo, è sempre sotto tensione perché comunque sono quelle piazze che non ti vengono. Io voglio solo specificare una cosa, no? Sono 2 o 3 mesi che sto giocando con una mezza corazzata, però ripeto, non si è venuto a piangere, giusto, mi hai fatto la domanda, noi andiamo avanti e ripeto, è un gruppo che comunque tutta questa situazione di emergenza tra infortunati che fanno parte del calcio e diciamo squalificati, alla fine si sono sempre fatto trovare tutti questi ragazzi, però ripeto, noi andiamo avanti, ci stiamo preparando per questa partita in Caserta di domenica, sappiamo bene che è una partita che dirà un po' di più chi potrà andare avanti e chi all'inizio dovrà pensare a Certo, domenica c'è questo big match con la Casertana. In pratica a buttafuori, cioè chi perde non ha più possibilità, oppure le possibilità sono ridotte proprio al lumicino per raggiungere la vetta. Per cui una partita importante, tu come pensi di farla? Arroccata in difesa o giocartela apertamente? Mario, Mario, io ti dico una cosa, le mie squadre devono stare sempre tatticamente equilibrate, c'è cioè di arroccarsi in difesa, c'è cioè comunque, io penso che il calcio si deve correre e combattere con un criterio che da questi ragazzi questo che stanno dimostrando. Pure domenica a mezz'ora di gioco la Farnese non usciva mai dall'area di rigore, però ripeto, alla fine questo gol ci ha penalizzato e ha penalizzato questi ragazzi che non le meritavano proprio, però ripeto, il calcio anche questo, conta il risultato, alla fine sono tutte chiacchiere, noi come non ci siamo esaltati quando siamo stati sempre primi in classifica, non ci deprimiamo adesso che siamo un attimino in una situazione diciamo di secondo terza posizione. Certo, troverei un ambiente, insomma, non facile, sinceramente, perché tu conosci la passione che hanno la città di Caserta e i casertani per la loro squadra, per cui saprai che c'è il pubblico pronto a fischiarti, a fischiare i tuoi giocatori dal primo minuto al 90esimo. Loro lo sanno, penso che siano vaccinati per Mario, questo. da te che non conosce la testa, Casertana, ha fatto sempre un calcio a livello come sono stato in Liga, cioè Casertana è una grande piazza, quella lo Ischia, e io penso che sono 2 piazze che si affronteranno con, diciamo, con tanta voglia, però con la sportività che c'è sempre contraddistinto, però alla fine spero sempre che vinca il calcio e spero che domenica comunque vinca l'Ischia. D'accordo, io ti ringrazio moltissimo, ti auguro un in bocca al lupo e a risentirci poi alla prossima, semmai a lunedì, post partita, no? Credi Mario,
Grazie, grazie che mi dà la possibilità comunque di portare questa voce, diciamo, all'interno della squadra per quanto riguarda sia il futuro e sia quello che è stato un pochettino l'ultima domenica per quanto riguarda la mia formazione. D'accordo, in bocca al lupo. Credi, Mario.